Si è tenuta presso l'aula consiliare del comune di Agropoli una riunione con i cittadini residenti di località Frascinelle e Contrata Difese per discutere dei numerosi furti che si sono verificati in questi giorni. Sarà implementato il servizio di controllo dei carabinieri con droni e telecamere di videosorveglianza per arginare e aiutare le indagini investigative degli inquirenti. A comunicarlo il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola. Ieri ho ricevuto nell'aula consiliare del Comune di Agropoli un gruppo di cittadini che rappresentavano la località Frascinelle, la località Contrada Difesa, Ballona del Carmine, che con estrema preoccupazione mi hanno manifestato un problema di reati predatori, furti in particolare, in quell'area negli ultimi giorni. Una situazione che si è anche criticizzata e che portano certamente ansia in quei cittadini. Allora, io immediatamente mi sono attivato, mi sono raccordato con il comandante della compagnia dei carabinieri di Agropoli per implementare un servizio di controllo di tutta quell'area. Abbiamo messo a disposizione dei carabinieri anche la disponibilità di droni per il controllo sia diurno che notturno, di telecamere da montare nei prossimi giorni, in modo tale da aiutare e sostenere anche l'attività investigativa. Cercheremo anche di raccogliere tutte le notizie e le informazioni che gli stessi cittadini hanno raccolto in questi giorni per dare una spinta alle indagini e un aiuto naturalmente alle forze di polizia per poter respingere in maniera decisa questo attacco alla tranquillità dei nostri cittadini. È chiaro che noi faremo tutto quello che è necessario nel nostro potere per respingere questo tipo di aggressioni che sono assolutamente fastidiosi, e per questo motivo insomma ho rassicurato personalmente i rappresentanti dei cittadini dicendo che l'azione che è cominciata da stamattina sono sicuro porterà in breve tempo buoni risultati.